Quante cazzo di auto ci sono? Sono al Mimo, il Monza Motors Show. E questo è il mio primo video! Allora, sono un po' agitato, non so se verrà bene questo video, non so se noterete la mia agitazione dal stare davanti alla telecamera, però devo cercare di superare questo blocco perché ho un progetto in mente e ve lo racconterò magari in un prossimo video. Oggi non è il momento. Oggi leggerezza, oggi vi racconto il Monza Motor Show e come vedete è vuoto. Perché sì, perché mancano ancora un sacco di macchine. Infatti la mia idea era in verità di innanzitutto fare una top 10 delle auto che più mi piacciono qua. Però prima di questo voglio invece portarvi con me a riassumervi il Monza Motor Show. Vi porterò con me anche a bordo pista, vi farò un po' di riprese goduriosissime. Volevo partire dal paddock per poi arrivare invece alla pit lane, ma la verità è che il paddock è semi vuoto, sia questo che l'altro. Quindi facciamo il contrario, partiamo dalla zona dei box. La zona dei box è prevalentemente dedicata a quelli che sono i test drive, quindi ci sono i piloti professionisti che portano il pubblico in giro per il circuito. Troviamo Pure Sport affiancato da KTM, ve lo dico ragazzi, Dallara domina in questo motor show. Se avete visto il documentario che ho fatto con Alberto saprete che questa KTM già è Dallara. Ci sono Dallara stradale ovunque in giro, esattamente, non in questo momento che ne cerco una, ma vi giuro che ce n'era una proprio lì. Lì dove ora c'è un mostro che non ha idea di cosa cacchio sia. Non ho idea di cosa sia, ma entra per tutto dritto nella mia top 10 quella roba lì sicuro. Oh, eccone una, ve lo stavo dicendo, sono ovunque, anche in stand che non c'entrano niente con Dallara. I box successivi sono quelli di Enel, Plenitude, Eric Bicharge, che a me non interessano perché io voglio sentire i motori, quindi andiamo avanti. Sono entrato in questo box dove vengono venduti prodotti per la cura dell'auto che, mio Dio, comprerei tutti e... ecco, e trovo lei. C'è un'altra che rientra nella top 10 perché, a prescindere dalla macchina, guardate il colore! Guardate il colore, quanto è bello! Abbinato al nero lucido e al nero carbonio. Cioè, tu entri nella top 10, assolutamente. Pian pianino, oddio non sono a fuoco, pian pianino penso di starmi scegliendo un po'. Sotto questo, spero, sotto questo mega coso di Mafra passano tutte le auto che entrano ed escono dalla pista. Infatti vi ho fatto una carrellata di ripresine perché veramente passiamo dalla Mazda 5 che entra o all'Alfa Romeo Giulia che non riesco a mettere a fuoco. Sì, ecco, ve l'ho messa a fuoco. Passiamo ad Alfa Romeo Giulia che... oddio, quadrifoglio, insomma, non è che si possono permettere proprio tutti. Ha delle Dallara stradale. Superiamo l'ingresso in pista delle auto, superiamo Plenitude Beachard e troviamo le Lotus, che voi direte, belle Lotus. Sì, in effetti neanche io sono un grande fan, ma vi assicuro che ce n'è una. E cazzo, se entra nella top 10 questa. Eccola la Lotus e le tre. Una Urus che non ci ha creduto abbastanza. No, stavo scherzando, ma vi pare. Ma vi prego, lei entra nella mia top 10. Madonna, no, raga, cosa vedo da dietro? Guardate che crateri che ha dietro per le prese d'aria. Ma che cazzo, è un mostro. È un'auto davvero, davvero ricca di dettagli. Cioè, sì, top 10 assicurata, vi dirò anche top 3. Cioè, ragazzi, che spettacolo quell'auto, mamma mia. Proseguiamo e siamo al box Bentley. E io vi dirò, non sono un fan della Bentley, infatti purtroppo è vuoto questo qua, questa parte di box. Ma dal vivo fanno la loro scena, tranne quello. Il SUV è proprio sceno, ma il resto invece, anziché essere sceno, fa scena. Why not? Qui iniziamo a fare sul serio, perché siamo nella parte di box dedicata a queste bestie, che non hanno neanche bisogno di presentazione. E chiamatemi scontato, ma io una di queste ce la butto nella top 10, in particolare questa, la 765 LT.
bellissima. E ovviamente, in quanto italiano, non potrò non buttare nella mia top 10 anche una di loro. Una Ferrarina. Cosa fai? Non già la butti nella top 10 a Ferrarina, scusate. Belle le Ferrari, ma come al solito fanno i fighetti della situazione. Infatti sono tipo l'unico box dove devi fare la fila per entrare perché è accesso limitato. Mentre negli altri ti puoi accalcare, puoi sentire la puzza delle ascelle della persona che è di fianco. Ferrari no, con calma, perfetto. Quindi io non entrerò per guardare quelle, perché tanto ce n'è una qua che non devo fare coda. E di grazia che figa che è. Questa sarà l'unica clip che vedrete su sto coso. Una domanda, questo colore qua è ufficiale Ferrari? È speciale? No, ufficiale Ferrari, giallo triplo strato. Beh, complimenti, è buon gusto perché si distingue da tutte le altre che sono qua parcheggiate. Grazie. Carino, il signore era il proprietario della Ferrari, che come vedete, cioè non lo dicevo prendere per il culo, questo giallo è incredibile perché si differenzia da tutte le altre che ho visto fino adesso, anche dalle altre Ferrari stesse. Infatti nella mia top 10 le auto ci entreranno non solo per il modello, i cavalli, ma anche per il colore. Cazzo, l'estetica fa tanto di una macchina. Io quella Ferrari là la noto se la vedo per strada. La Ferrari che ci sono lì, nere opache o rosse, io sì, no, rosse ok le noto, però nere opache, grigie, blu, le noto di meno, quindi è giusto anche considerare la scelta che un proprietario fa sulla sua auto, la scelta del colore, la scelta del tipo di cerchi, la scelta del tipo di dettagli. Quindi, tornando a noi, superato lo stand Ferrari inaccessibile, passiamo allo stand Maserati e Dallara. Vi dirò, non sono un fan dell'estetica della Dallara, non mi è mai sembrata chissà che cosa, ma dopo che ovviamente l'ho vista produrre, che ho avuto il piacere di poterci salire a bordo a fianco di Nasca, l'ho rivalutata parecchio. E allora c'è una persona che si offende se io non butto una Dallara nella mia top 10 e me ne ha mostrata una speciale, che devo dire ci finirà proprio come vi anticipavo per la livrea, perché anche il colore è importante. Questa persona è lei, che non lo sa, ma adesso la tiro dentro nel video. Giorgia? Hai un secondo? Ti sto per tirare dentro nel video. Io no, aspetta, devo accompagnare la Rai. Ah, sì, mi sembra importante, ok. Giorgia è sfuggente, ma tanto dopo torno alla carica. Adesso devo accompagnare il boss con Tremoli, che abbiamo visto nel video di Alberto. Lo deve accompagnare in Rai, penso, per un'intervista, insomma. Impegni più importanti che apparire nel mio video. Però dopo la trascino. Lei è stato il nostro contatto in Dallara. Lei era quella che faceva la tramite tra Dallara e me, Alberto. Tutto quello che è comunicazione, quello che potevamo registrare, la revisione dei video. E mi ha fatto vedere una Dallara che c'è lì dentro molto speciale. Ma ve la faccio vedere dopo. Siamo partiti dall'angolo di là e siamo finiti dall'angolo opposto. Qua finisce la zona paddock. C'è la zona box riservata proprio al Mimo, almeno questo è quello che c'è scritto, quindi ci sono un paio di macchinine mica da poco sposte qua davanti. E qui dietro c'è un'altra auto che, indovinate un po', finisce nella top 10 perché è un'auto fighissima che ho già visto in un video online e a quanto pare è made in Italy. Oh mio Dio, io sempre molto proud del nostro paese. Mi piace anche l'atmosfera che hanno creato dentro al box, quelli di I don't know, dove dentro troviamo una versione più cicciotta di quella dell'auto che c'è fuori. Si può dire, diciamo, che quella fuori è la Model S e quella dentro la Model X. E hanno creato questa atmosfera con queste luci rosse, questi tendoni neri in velluto, diciamo, i tendoni che dividono la pit lane dal box. Hanno fatto un lavoro molto interessante che non ho visto negli altri stand. Chapeau. Bene, prima di passare al paddock, che pian piano si sta riempiendo, vi faccio vedere l'altro lato. Perché io con la pettorina faccio il cazzo che mi pare e posso stare in pit lane dove passano tutte le auto che adesso, cioè, due dall'Ara che stanno entrando per far fare il giro al circuito di Monza. Non so cosa tu sia, lo scoprirò, ma mi piace. Mi sa che finisce anche questa nella top 10. Sorry, mi finiscono tutte nella top 10, lo so, che ci posso fare. E mentre vascolavo per la pit lane mi sono sentito osservato e guardato male.
proprio guardato male male, ecco, questo musetto cattivo, veramente spaventoso, è di un'auto che, indovinate un po'? Scusate, devo sempre lo schermo, ma faccio fatica a guardare l'obiettivo, mi viene più da guardare me stesso, ok, ora cerco di guardare voi. E questa rientra nella top 10. Ah! Prima di lasciare la zona pit lane, continuo a stalkerare il mio contatto in Dallara, cioè Giorgia, che adesso è libera, quindi ora ve la presento. Non correre, che io sono ingombrante. Hello, lei ciao è Giorgia. Ciao a tutti, ciao, piacere. Aspetta che mi metto dentro un più così supremo sì. L'imbarazzo. Allora, lei si è quasi offesa se io non mettevo nella mia top 10 una Dallara. Assolutamente. E mi ha mostrato questa. Quale differenza c'è tra questa e le altre Dallara? Allora, questa è una livrea speciale celebrativa per i 25 anni dalla prima vittoria in IndyCar di una macchina Dallara, e abbiamo voluto creare questa livrea speciale dedicata appunto alla macchina di Eddie Cheever che ha tagliato il traguardo. Ci sono, come potete vedere nella livrea, 23 stelline che sono le 23 vittorie, compresa quella del 2023, di una macchina Dallara alla 500 miglia di Indianapolis. Figata. Bene, dato che lei se no si offende e dobbiamo ancora avere il piacere di lavorare insieme, allora esatto. Questa entrerà nella mia top 10 assolutamente. Poi mi saprai dire che in che posizione. Altissima. Grazie. Bene, io spero che i video e l'audio, insomma, stia venendo tutto bene. Non ho la minima idea, spero di non bestemmiare poi nel montaggio. In ogni caso, sì, io banana. Ok, sorry, stavo regolando un po' l'esposizione che è ancora sbagliata. Che cazzo, stavo dicendo. In ogni caso, ora che abbiamo visto quale Dallara potrà rientrare nella top 10, possiamo lasciare la zona pit lane e addentrarci invece nei paddock, che pian pianino si sta iniziando a riempire, devo dire. Là in fondo c'è un'altra che devo seguire perché deve entrare nella mia top 10, che è la Subaru Impreza, quella vera, quella bella, quella degli anni 2000, di quando ero piccolo io, che vinceva i rally. Forse, aspetta, si sta fermando? Sta scappando? Ma è lei, la vera Subaru Impreza, che quando deciderà di fermarsi gli farò un paio di riprese, perché se le merita, perché sì, perché è la Subaru, cazzo. Intanto passano anche auto un pochino più moderne, Mustang, cioè c'è veramente... Quante cazzo di auto ci sono? E nel vano tentativo di inseguire la mia Subarina bella e fargli qualche video, mi ritrovo di nuovo al punto di partenza. Sono tornato al paddock 2, che non è che sia poi tanto pieno adesso, insomma. Dove sono tutti? Ah no, sono di là, scusate. C'è un'altra Subaru ancora più bella, perché è blu come quella da rally. Non penso ci sia bisogno di dirvelo. Tu, tesoro mio, entri nella mia top 10. Assolutamente sì. E qui sono tornato nel paddock in cui ero all'inizio del video, che era tristemente vuoto e ora è vagamente pieno, perché sono arrivati tutti gli amici di Hardcore Drivers. Altro non è che un'organizzazione che crea i più grandi raduni in Italia. Questa è la dimostrazione. Una volta al mese tutti gli iscritti di Hardcore Drivers si ritrovano con le loro belle macchinine di ogni genere. Ve lo giuro, le sto guardando adesso, ve le farò anche vedere. E oggi sono qua radunate nel paddock numero 2. Ora, piccolo aneddoto per chi non mi conosce: io sono un fan sfegatato dei Transformers, ma proprio del tipo che ho un canale su YouTube che è solo tributi sui Transformers. E quindi è inevitabile che se c'è un'auto che ricorda vagamente i Transformers, qui vale la mia top 10. E qui da Hardcore Driver ce n'è una. Tuttavia vi dirò che non è che ricorda molto Bumblebee, nel senso che in verità non vorrei fare il pignolo, ma tuttavia mi tocca. Le due strisce da corsa proseguono fino a dietro, sono più piccole, quindi diciamo che se voleva essere un tributo all'unica Camaro che amo, è uscito un po' meh. Quindi non lo so se entra nella top 10. Ora siamo addirittura di arrivo, rimango un po' qua in zona Hardcore Driver per fare un po' di riprese anche per loro, visto che comunque siamo sotto la grande famiglia Rose Valley. Mi sono offerto di fargli qualche contenuto anche in verticale, faccio qualche contenuto orizzontale di car porn anche per voi, e poi arriva il contenuto più godurioso, perché adesso, grazie al potere che mi conferisce la pettorina da media, continuo a guardare lo schermo, scusatemi, dicevo, al potere che mi conferisce la pettorina, vi porterò con me a bordo pista. Sarà
Ah, momento di goduria. Ed eccoci qua, siamo alla fine del video. Farò veloce perché sono in una zona orrenda piena di insetti. Mi sono segnato la mia top 10. Decimo posto, la Camaro. Non era esattamente Bubblebee, non era il mio modello di Camaro preferito, preferisco quella del 2011. Ma no, non possono sbatterci dentro la Camaro. Che cazzo, dai, su, quindi Camaro. Numero 9, la 777 Hypercar. Allora, io non ho idea di cosa sia, me la sono trovata davanti e ho detto wow, approfondirò su internet. Al numero 8, la Pianfira. Sapete che non ho capito, non mi ricordo il nome, ho la testa fusa. Quindi Teo del futuro, di tu il nome giusto. È un'auto veramente che dal vivo dici wow. Cioè, il muso sembra proprio guardarti male. Sembra proprio che gli hai fatto un torto di quelli che ce l'ha con te, ma proprio se l'hai legata al dito. Cazzata nera. E poi devo dire anche la colorazione verde, un po' diversa dalle altre auto, la riconosci subito in pit lane. Bella, ci sta. Numero 7, la McLaren bianca 758LMP. Adesso non me la ricordo. Faccio cagare con alcuni modelli di auto. Sono troppo difficili da ricordare. Ma chiamatele tutte Mito, Giulietta, Giulia, che è più facile. Punto. No, devono fare i numeri e le lettere. Torno a me, la McLaren bianca, questa che state vedendo nel video. L'ho apprezzata davvero tanto, più dal vivo che in foto o video che ho visto online. Al sesto posto, perché Giorgia non mi ammazzi, ci sbatto la dall'ora stradale con la livrea speciale per le vittorie di Indianapolis. Veramente è sempre la stessa macchina, ma è incredibile come i giusti colori nei giusti posizionamenti gli danno totalmente un altro aspetto. Scusate, ma allora devo finirlo camminando questo video perché mi sto fermando in mezzo al verde e inutile dirvi quante zanzare ci siano. Mi sono riempito di Autan? Certo! Io sempre d'estate uso solo Eau de Autan, nessun altro profumo. Anzi, vado a dormire con solo due gocce di Autan. E continuiamo col quinto posto. Ci ho sbattuto la Ferrari, quella gialla. Anche qua i modelli io non me li ricordo, non mi uccidete, mi ricordo la California, ma alcuni proprio me li sono persi. Questo è uno di quelli che mi sono perso. Però veramente è uno di quei modelli che ho visto da bordo pista, intanto fa casino, a differenza degli altri. Vedo che ti dà anche più fiducia a tirare. Ops, arrivano delle macchine, forse è meglio che mi levi dal cazzo. Vanno in parabolica, sì? Ecco. Ah, un bel modo per concludere il video con delle auto che mi passano alle spalle, dai. Alla numero 4 ci mettiamo la Subaru non baracca, perché è chiaro che l'impresa, è vero, adesso ormai sta perdendo un po' Subaru, gli ultimi modelli, non so se avete visto, ma quella resta e resterà sempre nella storia, secondo me. È troppo bella. E arriviamo al podio. Io al terzo posto ci ho sbattuto una macchina che in verità non vi ho fatto vedere nel vlog, ma che ho beccato mentre facevo un po' di riprese di contorno. Ho detto, ah, i brividi, raga. Ed è la Giulia quadrifoglio dei carabinieri. Oh, scusate, ma mi sta passando un Dodge e... dopo tante auto elettriche a caso ci sono stato un Dodge così, va bene. Le auto delle nostre forze dell'ordine io le vorrei sempre italiane, cioè non le posso vedere con la Clio, non le posso vedere con l'Auris. E la Giulia quadrifoglio dei carabinieri, oh, cioè se io la dovessi vederla dietro di me, chiappe strette, mi cagherei addosso, mi fermerei anche solo per farli passare, perché sì, perché devono passare, è bellissima. Oh, macchina in arrivo. Purtroppo quando arrivano mi devo spostare, che come vedete questa è tutta la strada che porta alla postazione dei commissari, ma anche alla postazione di noi media per fare foto e video. E
Stiamo affiancando il rettilineo, là c'è la, di là c'è la prima variante. E qua in pratica la strada si stringe parecchio, quindi quando passa una macchina mi devo fare da parte per forza. Anzi, adesso mi fermo qua un attimo, è l'unico punto largo che c'è, e finisco di dirvi la classifica. Perché al secondo posto ci ho sbattuto la Lamborghini Sto, che è troppo bella, raga, ma non tanto per la macchina si sa che è bella, ma quell'azzurro. Perché l'ho vista che Salvatore gli aveva mandata una che era viola con delle strisce gialle, carina, però... cioè, se potessi permettermi la Lamborghini non la prenderei di quel colore. Invece quell'azzurro, raga, apoteosi, apoteosi, stupendo. E arriviamo alla numero uno, che non, sinceramente, patriottico come sono, non mi aspettavo neanch'io di mettercela. Ma è la Lotus, una delle prime che ho visto, raga. Quella macchina dal vivo è l'emblema dell'eleganza, è l'emblema del racing, è, cioè, wow, veramente, anche l'emblema della modernità, perché cazzo c'ha delle linee, c'ha delle, una struttura che, wow, wow, come direbbe Gené, wow, callo, mai visto questo, veramente, veramente, veramente figa. E questa era la mia top 10 delle auto che mi sono piaciute di più quest'anno al Monza Motor Show. Ora, vai, liberi di insultarmi, perché mi rendo conto che abbiamo tutti gusti diversi e che i miei sono anche abbastanza particolari. Me lo dico da solo, magari sono anche gusti di merda, però ragazzi, a me questo è quello che è piaciuto. Ci sarebbero anche tante altre da citare, eh? Cioè, io entusiasta per esempio dell'auto elettrica made in Italy, entusiasta anche di qualunque Lancia Delta. Ci sono auto che veramente io avrei sbattuto dentro, ma 10 devo metterne e queste 10 sono. Ora, per quei quattro gatti che sono rimasti fino alla fine del video, ci tengo intanto a ringraziarvi. Non ho idea di come sia venuto questo video, cioè non ne ho proprio idea, sono esaurito, non ho neanche pranzato. A stento sono idratato, quindi non so che riprese ho fatto, non so che qualità sono, non so la qualità del... non so niente. Non so manco se quello che ho detto ha senso in tutto il video, spero di sì. In ogni caso, a prescindere da come verrà questo video, io lo pubblicherò, perché devo perdere la verginità, devo sverginarmi su YouTube, devo farlo uscire qualcosa. Perché dovete sapere che è da un po' che volevo portare un video su YouTube ed è da un po' che la sfiga si interpone tra me e il mio canale, veramente, una sfiga continua. A sto giro invece, basta, quello che ho fatto, io ve lo butto su YouTube. Ovviamente siete liberi di iscrivervi, siete liberi di condividerlo se vi va, commentate con tutto quello che volete, anche insulti per la mia top 10, sono ben accetti. E non perdo tempo oltre a spiegarvi quale vuole essere il progetto che porterò su questo canale, ve lo spiegherò nel prossimo video, che se Dio vuole sarà un evento di una figata, ma vi dico solo, auto da 24 ore di Le Mans. Basta, non dico altro perché magari poi è un sogno che non si realizza se lo urlo troppo ad alta voce. Quindi ci salutiamo qua. È stato un piacere vedere così tante persone a un evento legato ai motori. Era nei weekend di gara, veramente ragazzi, è una tristezza in Italia. Non c'è nessuno. E invece vedere che quando un evento è fatto apposta per garantire agli spettatori uno show, gli spettatori arrivano. Gli amanti italiani del motorsport dicono: ehi, io ci sono. Io ho filmato la metà di quello che c'era in questa giornata. Perché fanno un evento dietro l'altro? Io non ci sono stato dietro, raga. Quindi insomma, ho fatto il possibile. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che non sia venuta una merda. Spero di rivedervi nel prossimo video. Ciao ciao.